Buongiorno, non vedo Gabriella Caruso. Ho un po' timore di cominciare senza la sua autorizzazione, ma insomma, visto che prima ha fatto la dimostrazione. Buongiorno, eh, grande gioia, soddisfazione, affetto nel rincontrarci anche a distanza di un po' di tempo. Eh, tempi difficili, semmai ce ne sono stati di facili o ce ne siano di facili, ma con le donne in corriere sempre tempo di condivisione e di riflessione. Mi piace sicuramente ehm, cominciare con qualche ringraziamento per, per essere qui questa mattina alla Regione Puglia, alla città metropolitana di Bari, alla città di Bari, al CEAM e alla rete Bari Social Book per i patrocini concessi. Ehm, per eh, il contributo alla migliore realizzazione di queste serie. Eh, il ringraziamento va all'azienda Campobasso di Pasquale Campobasso e alla CIC Sud di Olimpia Cassano. Mi piace ringraziare anche molto il direttore artistico del teatro abelliano, il maestro Vito Signorile, e lo staff nelle persone di Daniele Milillo, tecnico di sala, Renato Costarella, il cameraman. Eh, essendoci un cameraman significa che questi... Incontri sono registrati e eh, avviso tutti, in maniera che col passaparola poi possiate informare che alla fine delle rassegne tutti questi incontri saranno visibili eh, sui canali YouTube e Facebook delle donne in corriera. E per quanto riguarda la parte amministrativa Simona Maestro e Anna ehm, Scannimanico, Sh se eh, ho pronunciato bene. E infine un ringraziamento al nostro media partner, la Gazzetta del Mezzogiorno, di cui mi onoro peraltro di essere un collaboratore, il palco lo divido molto felicemente con Enrica Seminemanetti, che non solo a questo punto è media partner, ma, ma, ma partner in crime di questa, <ride> di questa mattinata. Ehm, buon anno, è ancora gennaio, quindi ce lo possiamo anzi addirittura è un anno anche cinese che è cominciato sabato scorso l'anno del coniglio per chi non lo sa siccome parleremo anche molto di Cina eh, bene ricordarlo eh, un anno che eh, inauguriamo con due rassegne di dialoghi eh, una sugli stati di natura di cui però inizieremo a parlare il prossimo sabato e quindi in questo momento eh, vado avanti e quello che inauguriamo oggi dal titolo Che fine ha fatto la fine della storia? che fa ovviamente il verso eh, e prende spunto da, upla, arriva, eh, da questo libro che già nella controcopertina viene ricordato come uno dei testi più citati e meno letti della storia, della filosofia. Eh, politica, credo che almeno in Italia si contenda lo scettro con il nome La Rosa che veniva considerato uno dei più venduti e meno letti e, mh, di Francis Fukuyama e, mh, non c'è nulla di, di male io, io stesso eh, l'ho letto eh, ultimamente sapendo che avrei inaugurato questa serie e, mh, e però mi ha fatto venire in un mente una riflessione che era di Italo Calvino che diceva che sentiva molto spesso qualcuno che gli, diceva, che, gli, che gli diceva ho appena finito di rileggere i fratelli Karamazov o ragione e sentimento e ovviamente eh, sottolineando che era una vezzosità per, per non ammettere di non averlo mai letto prima ma del resto perché mai anche un buon lettore dovrebbe aver letto tutto ma che conteneva una, una poi alla fine una verità perché per esempio è il mio caso ma credo magari eh, che posso condividere io i fratelli Karamazov poi l'ho letto ma io la prima volta che li ho conosciuti li ho conosciuti con lo sceneggiato televisivo eh, prima di tutto perché mia mamma era innamorata di Umberto Orsini e di Corrato Pani e io giovanissimo per trovavo Lea Massari bellissima in Grusciancà eh, i promessi sposi li ho conosciuti prima che a scuola eh, con Paolo Pitagora e, e, e lui che adesso non mi viene in mente Nino Castelnuovo. E, e la riflessione di Calvino è che poi tanti classici li si conoscono per, perché li conosci nelle citazioni, li conosci perché ragione e sentimento hai visto magari sei film prima di vedere. E in effetti questo testo che si interroga su alcuni degli aspetti di cui tratteremo oggi è stato infinitamente poi citato da altri saggi, da altri autori. E quindi volentieri ci torniamo e ci torniamo dando il benvenuto a un ospite di eccezione, il professor Marcello Flores, Io direi anche un applauso, <ride> che inaugura questa nostra eh, serie, e ha insegnato storia contemporanea all'Università di Trieste e di Siena, eh, si è occupato di storia del tot dei totalitarismi e di storia dei genocidi. Ehm, con Giovanni Gozzini ha pubblicato nel 68 un anno Spartiacque per La Terza, è autore dei testi che avete anche trovato nel Foyer, eh, tra i quali Storia della Resistenza, Il vento della rivoluzione. Nella brochure c'era scritto che l'ultimo era appunto eh, La nascita del Partito Comunista Italiano, l'ultimissimo in realtà è questo Perché il fascismo è nato in Italia per gli editori La Terza, insieme a Giovanni Gozzini, è uscito proprio in contemporanea con. Ehm, ehm, i cento anni della marcia eh, su Roma, eh, storico eh, del comunismo, storico del, del comunismo specialmente in Italia e abbiamo pensato di cominciare con lui questa eh, chiacchierata in tre puntate su du due, sugli ordini eh, politici più prevalenti er eh, nel XX secolo, cioè eh, le democrazie liberali. Ehm, eh, della cui crisi ci parlerà Vittorio Parzi il 2 di marzo ehm, e che fine ha fatto se c'è ancora il sol dell'avvenire, ehm, con eh, Marcello Flores, quindi che, che ne è stato il del comunismo. Ma siccome, eh, Enrica, è, è stato l'inizio proprio della, della tua intervista di ieri sul Gazzetta del Mezzogiorno, ti direi a te di cominciare con queste. Ehm, Certo, molto volentieri, e so che i ringraziamenti sono un po' noiosi. Sarò brevissima, ma devo dire a Pino Donghi che a nome di tutte le donne in corriera, è veramente con grande piacere che anche quest'anno ci accompagni in questo viaggio. La presidente tiene tantissimo a sottolineare anche insomma, la tua esperienza nel campo. Pensate, Pino Donghi da 30 anni professore, organizza festival, ha diffuso comunicazione scientifica. Eh, adesso ti devo fare 5 minuti di, di elogi e Come lo continuo. a non moretti che i complimenti li capisco in qualsiasi lingua. Anche in qualsiasi in lingua quindi continuo. <ride> e, e insomma, noi siamo molto contenti, Pino, di questa tua collaborazione, anche perché in pochissimo tempo eh, è riuscito a organizzare un festival che vi sottolineo. Abbiamo tutti nomi molto autorevoli. E prima vi guardavo e pensavo che in una domenica mattina, in cui potevamo dormire, cucinare, fare tante altre cose, siamo qui a parlare insomma, di una cosa importantissima come quello che c'è attorno a noi. Perché in Italia, purtroppo, e qui vengo subito insomma, al tema: eh, forse da, da poco tempo stiamo un po' esplorando di più la politica estera. Io, quando guardo i giornali eh, esteri, stranieri, insomma, vedo che di politica estera ci sono molte pagine, noi forse con la guerra. ra E con quello che sta succedendo anche sul fronte Italia, Cina, eh, Stati Uniti, stiamo un pochino allargando il nostro sguardo. Spesso l'Italia ha avuto degli orizzonti molto ridotti e quindi guardando sempre alle pagine dei giornali o a quello di cui si parla nei talk, sono sempre temi italiani. E da un po' di tempo invece ci siamo accorti di quello che sta succedendo. Tra l'altro la caduta del muro sappiamo tutti che ha creato nuovi equilibri, ha sconvolto, tra virgolette, quello che... Mh, Insomma, poteva essere in un certo senso eh, il passato, e il professor Flores, quando l'ho in, intervistato, è stato chiarissimo, ha parlato subito del comunismo come esperienza politica finita. E, come sempre, le donne in corriera trovano il tema del momento insieme a Pino Donghi, perché non so se avete visto, Der Spiegel è uscito con un articolo molto interessante, che poi è stato ripreso da Internazionale la settimana scorsa, in cui si diceva proprio. Che eh, forse Marx aveva ragione perché il capitalismo in crisi il, il discorso era diverso, si partiva da tutto quello che sta succedendo sul fronte ambientale, però insomma alla fine la tesi era sempre questa: di tornare un pochino magari alle, alle teorie anche di un capitalismo più governato insomma, da tanti altri punti di vista. Eh, con Marcello Flores, però, parleremo esattamente di quello che sta accadendo sul fronte comunista. Quindi a me piacerebbe, professore, se lei subito ci spiegasse da che punto di vista ehm, diciamo, il, il pensiero comunista ha fallito, perché lei nell'intervista ha detto giustamente che la storia non ha degli errori, e lì ho sbagliato io perché ho detto qual è stato l'errore, ma eh, in realtà eh, che cosa ha sgretolato in un certo senso, perché possono essere molteplici le cause, ma quella che secondo lei è la più vicina ad aver determinato questo processo. Innanzitutto grazie mi scuso per, per la voce che non è proprio il, il massimo ma spero di eh, riuscire almeno con questo tono a arrivare fino, eh, fino alla fine. Eh, ringrazio molto perché questo invito mi ha fatto un grande piacere, era tanto che non tornavo a Bari e poi mi sembra che l'esperienza le, della vostra associazione, che conoscevo solo di nome ma che poi, grazie a Gabriella, ho potuto conoscere subito meglio, sia veramente eccezionale e quindi mi ha fatto molto piacere poter essere eh, qui eh, con voi per la prima volta e eh, spero poi che ce ne potranno eventualmente essere altre in, eh, in futuro. Allora, io credo che. Eh, Spesso viene fatta questa domanda, eh, il pensiero comunista, eh, io da storico non sono, mi occupo anche delle idee, ma non sono uno storico delle idee, sono uno storico della storia e quindi cerco di fare i conti con la storia. E l'idea che eh, i successi, i fallimenti, le trasformazioni che avvengono nella storia, Siano il prodotto di idee, di pensieri consolidati. È quello che quando uscì e lo lessi mi ha fatto subito essere in totale disaccordo con, con Fukuyama. Eh, perché per Fukuyama era quello, le idee che si eh, convertono in pratica. Ora, le idee sono una parte importante della trasformazione del modo in cui gli uomini agiscono individualmente e collettivamente, ma non sono loro che trasformano, perché se no la cosa paradossale è che eh, un pensiero che, eh, come quello comunista, che almeno fin dall'inizio, possiamo dire fino a tutto l'Ottocento e all'inizio del Novecento, aveva chiarissima l'idea che l'obiettivo del comunismo era una società più libera e più giusta, riesce a produrre alcuni degli esempi più catastrofici dal punto di vista della libertà ma anche dell'uguaglianza nella storia, evidentemente c'è un cortocircuito che non ci deve permettere di risalire al, al pensiero. Ora questo richiamo a, a, a Marx che viene fatto più volte. Marx è ancora attuale non per quello che diceva del capitalismo che oggi è totalmente diverso dal suo. Ma perché era capace di guardare il capitalismo che aveva allora sott'occhi in un modo che nessuno voleva guardare? In quel momento, quando Marx parla del capitale, delle fabbriche, delle industrie, tutti pensavano ancora che la cosa più importante era il mondo contadino, era la finanza, erano eh, altre cose. Allora, oggi ci vorrebbe un Marx capace di eh, individuare quali sono gli elementi cruciali oggi per capire meglio come eh, funziona il mondo. E invece questa idea di consolarsi, andando a dire, ma forse Marx aveva ragione, certo, ne ha avute tante ragioni, è stato un gigante del, eh, del pensiero e anche dell'azione, perché è uno che eh, ha eh, organizzato e si è buttato eh, nell'organizzazione. Eh, del, del proletariato e della, e della classe operaia. Però non si può continuare a pensare che cambiando il eh, pensiero o aggiornandolo si risolve il problema storico che c'è stato e che nasce sostanzialmente nei fatti nel 1917 e termina nel 1989, anche se poi l'Unione Sovietica dura ancora uh, due anni e che è un percorso storico importantissimo perché l'esperienza del comunismo nel novecento ha pesato enormemente e che però poi si è concluso e non ha lasciato, ha lasciato eredità nel, nel modo di pensare nei luoghi dove c'era stato di diverso, di diverso tipo ma non di proiezioni nel futuro perché certamente non può essere la, la Corea del Nord l'immagine che noi abbiamo di un futuro possibile, non può essere eh, Cuba dove tra l'altro ci sono stati recentemente delle eh, bellissime eh, servizi eh, che eh, raccontano eh, quel tipo di comunismo che è eh, una storia tutta particolare. Non può esserlo nella Cina perché lei ricordava tutta la coreografia dell'ultimo congresso, ma due giorni dopo la fine del congresso il segretario Xi Jinping dice ma il capitalismo per noi va bene perché significa che dobbiamo continuare anche noi. Quella era curiosa <ride> diciamo, la, la, la distinzione tra la dichiarazione di Xi Jinping e la coreografia che rimanda quasi alle adunate di Norimberga eh, del nazismo degli anni Esatto. Quindi ecco, io credo che eh, il problema è... E' è quello che secondo me in Italia si è fatto poco, anche da parte di tutti gli ex comunisti che avevano, non tutti, ma in gran parte una storia diversa e giustamente da difendere eh, per quello che avevano fatto, che però non hanno mai voluto fino in fondo fare i conti con l'esperienza storica del comunismo. E questo è, eh, mi sembra un uh, tema. Faccio solo uh, un esempio. Eh, noi eh, abbiamo giustamente eh, centinaia oggi di nel eh, giorno della memoria che eh, c'è stato. A noi possiamo suggerire agli studenti, alle scuole, a chi vogliamo, centinaia di racconti di testimoni che sono sopravvissuti o di figlie. Se noi proviamo a fare la stessa cosa sulle vittime del gulag. Noi troviamo cinque esempi tradotti in italiano. Se noi vogliamo capire la mentalità dei carnefici del Gulag, noi abbiamo tradotto in italiano un libro soltanto che racconta la storia di una guardia del Gulag. Mentre per la Germania noi abbiamo testimonianze delle SS, dei cap, del eh, comandante di Auschwitz, che ci hanno permesso... Capire la mentalità e la logica che eh, era presente nelle, nelle SS e nel nazismo. Ecco quindi, sarà perché faccio lo storico, ma insomma, un richiamo alla concretezza della storia credo che sia la cosa più importante su cui cominciare a ragionare su questa esperienza. Mi no, approfittavo per, nel, del fatto che eh, citavi. Eh, All'azione, perché allora, in, in questo eh, testo, che in realtà invece si occupa delle ragioni perché il fascismo è nato in Italia, eh, c'è cioè eh, un esergo iniziale di Grossman, uno che l'Unione Sovietica l'ha raccontata, pur, pur da un punto di vista poi non, eh, ancora, ancora all'epoca, quando eh, scriveva Stalingrado e poi Vita e Destino in parte interno alla stessa esperienza. E, e, e magari ci torniamo perché la prima frase di questa citazione è il totalitarismo non può fare a meno della violenza, questo è un aspetto importante. Ma nella, in chiusura dell'introduzione di questo testo, eh, voi citate invece uno storico francese, che poi, Mark Bloch, e poi morì combattendo contro i nazisti che occupavano il suo paese, eh, che scriveva l'ignoranza del passato non solo limita la conoscenza del presente, ma compromette nel presente la stessa azione, cioè noi per agire... Eh, per essere agenti del nostro presente, del nostro possibile futuro, dobbiamo conoscere quello che è successo. La domanda un po' che si allaccia sia dal punto di vista della, della storia della storia che della storia delle idee, un po' tutti e due gli aspetti, è ehm, ma il fallimento poi si è determinato appunto per una cattiva eh, implementazione, vorrei dire, declinazione di quello che era. L'ideologia comunista o perché c'era un, un, un errore di fondo nel pensare a una società ingegnerizzata? Eh, Ricordo adesso, ehm, poi mi correggerai, se, mi correggerai se sbaglio, ma insomma, nella, ehm, eh, nella trattazione di Marx, l'avvento del comunismo eh, era scientifico un po' come eh, un esperimento scientifico, cioè è com come se portasse portando l'acqua eh, oltre i 100 gradi si arriva a ebollizione. Era ovvio che sarebbe successo questo e poi invece non è successo. Eh, è stato un errore ideologico? Eh, eh, è stato un, un errore di prospettiva? O, eh, eh, come qualcuno, devo dire, ancora sostiene, è stato solo un errore di declinazione di un pensiero? Oh, no. Allora, qui eh, per la prima volta perché mi sento a casa, posso dire, con voi. Rispondo con un pizzico di autobiografia. Eh, io quando ho cominciato a occuparmi eh, di storia eh, nel 68, facevo l'università, eh, l'ho interrotta per un paio d'armi per dedicarmi all'attività politica di quel momento. Quando l'ho ripresa ho deciso di studiare storia contemporanea perché mi sembrava il mezzo per essere più vicino a continuare quella chiamiamo l'attività politica in cui avevo come tanti altri una convinzione che pur rifiutando in quel momento le esperienze che il comunismo storicamente aveva avuto e quindi lo Stalinismo, eh, anche la Cina di Mao, mentre molti nel 68 ne erano invece affascinati, eccetera. Eh, però l'idea funzionava, doveva funzionare, bisognava cercare di farla eh, funzionare. Ecco, questa convinzione, man mano che ho cominciato a fare lo storico, a studiare, è andata sempre più sbiadendo fino a sparire, sparire del tutto perché la convinzione è diventata quella che, potrei eh, riassumere, che ho riassunto anche in una delle domande che eh, mi è stata fatta, eh, alla luce della storia, quello che è stato per anni nel movimento operaio eh, il personaggio contro cui si sono scagliati gli epiteti peggiori, Bernstein, il revisionista, il traditore era quello che già alla fine dell'Ottocento aveva capito meglio che cosa poteva succedere se, se non si accettava l'idea che bisognava concretamente cercare sempre più di migliorare le condizioni. Pensando a questa palingenesi rivoluzionaria si arriva alla scelta che fa gli Eni e che fanno i bolscevichi che non era l'unica, perché l'alternativa di fare un governo di tutti i partiti socialisti era possibile, era stata addirittura votata all'unanimità dal congresso eh, del Soviet. Eh, però l'idea era quella, abbiamo preso il potere, noi dobbiamo mantenerlo perché siamo gli unici che possiamo essere certi in modo serio, eh, coerente, di... Imporre il comunismo. E quindi quell'idea. Lenin addirittura, poco prima dell'insurrezione dell di ottobre, scrive quel suo famoso libro Stato e rivoluzione, in cui teorizza che con il comunismo, cioè appena lui prenderà il potere, lo Stato deve sparire, perché se no non è comunismo. Il comunismo è solo quando lo Stato non esiste più, quando tutti possono. Quello che fa è esattamente l'opposto. Nel giro di pochi mesi, crea uno Stato centralizzato, autoritario, terroristico, crea la polizia politica la, eh, che ha eh, la cieca che ha un potere ancora maggiore di quello e un'autonomia maggiore di quella del partito. Tutti gli altri partiti, non solo quelli cadetti, borghesi che si potrebbe comprendere, ma quelli più vicini con cui hanno combattuto insieme dalla rivoluzione di febbraio in poi, sono criminalizzati, ostracizzati, messi fuori legge, i loro militanti mandati nei primi campi di concentramento. Ecco, lì c'è già eh, subito il, il fallimento, che poi, certo, Stalin. Amplifica, fa diventare con il suo neonazionalismo una cosa eh, enorme. È diverso lo stalinismo dall'epoca leniniana. Ma non è come si illuse per un po' Gorbaciov, torniamo a Lenin nell'86-87, quando cominciò a proporre che si poteva sperare di salvare l'esperienza comunista tanto è vero che Gorbaciov, per cui io ho avuto un, un immenso amore umano e anche politico per quello che stava facendo, si è trovato isolato da chi voleva continuare quel comunismo un po' più addomesticato e chi invece voleva aderire a una idea diversa di libertà e democrazia e quindi è stato sconfitto dalla storia anche se lo... È stato sconfitto nel modo più nobile che uno sconfitto possa, possa essere. Ecco, quindi credo che eh, veramente è difficile pensare che ci possa essere un comunismo eh, diverso. Un comunismo senza la dittatura del partito comunista, senza il partito unico che è quello comunista. Sarebbe comunismo? No, sarebbe una democrazia. E il problema è stato questo rifiuto della democrazia da parte del comunismo. Vis Grazie. Eh, visto che hai mh, permesso eh, una pr prospettiva mh, biografica, mi permetto anche io. Ehm, eh, Ho un, una, una moglie per, me, per metà italiana, ma. Eh, per, per metà eh, di madrelingua e cultura inglese. E quando ci siamo conosciuti, dopo un po' che ci siamo conosciuti, eh, avendogli raccontato che anche io avevo fatto parte di movimenti eh, universitari, mi ha detto, è curioso perché eh, il, tutto il periodo che io ho vissuto in Inghilterra, in Inghilterra il comunismo era il male assoluto, tanto quanto eh, eh, il nazismo. Crescere, ovviamente alla mia stessa età, crescere... Negli anni 60, negli anni 70 in Inghilterra guarda si guardava il comunismo esattamente alla stessa maniera con cui si guardava l'esperienza nazifascista. E, e poi, ehm, ehm, parlando con me, ha detto, ho capito che, che qui la percezione è diversa. E poi, ehm, da ultimo, eh, proprio parlando in terra di Puglia, si è molto commossa nel vedere. Eh, dei documentari e poi anche un film che guardava la storia di Giuseppe Di Vittorio. Visto che poi è il tuo campo, in, in che cosa invece la storia del Partito Comunista Italiano eh, è stata diversa? Eh, è stato poi il, 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 il partito del fattore K. Ma intanto mi piace il tuo richiamo a Di Vittorio perché eh, della generazione dei comunisti di quell'età. Di Vittorio è uno dei pochissimi che io salvo, tra virgolette, eh, eh, non politicamente perché poi voglio dire salvo tutti <ride> da un punto di vista del rispetto eh, storico, perché Di Vittorio ha avuto il eh, coraggio di essere coerentemente comunista ma sempre fedele a due cose a quello che lui aveva cominciato a vedere qua in Puglia, il popolo e quindi quel popolo di contadini, di braccianti per cui aveva cominciato a lottare, ma anche al rispetto della verità in nome della classe operaia. Quando nel 1956 c'è la rivolta operaia a Budapest, che viene brutalmente eh, repressa poi nel sangue dall'invasione Sovietica. di Vittorio è l'unico dirigente comunista che dice noi siamo con gli operai e viene minacciato di espulsione da Togliatti. Era il segretario della CGL in quel momento, era dopo Togliatti sicuramente la personalità più nota e amata nel eh, movimento eh, operaio. Questo perché aveva capito che se gli operai di Budapest erano scesi in piazza e loro avevano buttato giù la statua di, Lenin, di Stalin scusate, e avevano eh, occupato e aggredito le sedi della polizia politica, eh, vuol dire che in qualche modo la ragione era dalla parte loro e su questo bisognava ragionare, cosa che invece il Partito Comunista... Non volle fare quella. Fu la prima grande crisi che, non solo in Italia, il comunismo ebbe. Quindi, eh, certo, eh, il comunismo italiano è, è pieno di eh, grandi figure. Penso a Terracini e, a, eh, e alla Ravera, che sono gli unici due comunisti. Che mentre sono al confine hanno il coraggio di dire no al patto russo-tedesco nel 1939 e vengono espulsi, poi riammessi perché è tutto il partito che poi cambia ovviamente idea, ma non lo riconosce, però gli fa rientrare e Terracini diventa il presidente dell'assemblea costituente. Quindi è pieno di eh, personalità che eh, rappresentano la lunga battaglia per eh, la democrazia. Però nello stesso tempo il comunismo italiano, almeno per tanto tempo, aveva il suo emblema intogliati in quella che... Eh, non solo gli storici, ma anche eh, lui stesso in qualche modo e molti dei suoi vicini chiamavano la sua doppiezza, quella cioè di riuscire a pensare che potessero coesistere l'adesione sincera alla democrazia, alla Costituzione e alla Repubblica in Italia e al modello sovietico che invece Stalin aveva messo in piedi. In Unione Sovietica. Ecco com'era possibile questo? Questo è stato il dramma della storia del comunismo che io mi sarei aspettato, almeno dopo il 1989, che molti di quelli che, dirigenti che ancora avevano partecipato a quegli anni avrebbero potuto raccontare in modo un, più, un po' più autocritico. Ottimo, devo dire che questa parte anche eh, insomma, che riguarda la Puglia mi colpisce moltissimo e devo dire, Pino, hai fatto bene a fare questa domanda su di Vittorio. Perché noi che viviamo qui e che guardiamo quello che sta accadendo, io sono veramente sconvolta da quello che succede a Borgo Mezzanone e adesso ce ne occuperemo. Eh, la prossima settimana sulla Gazzetta perché eh, come di Vittorio insomma siamo nella terra veramente di Vittorio provincia di Foggia eh, aveva visto che c'era appunto l'emergenza nelle campagne eh, la forza dei contadini lì ovviamente era tutto un altro tempo e tutte altre ragioni però quello che sta accadendo adesso sono che questa mano d'opera ma eh, migliaia di persone che arrivano in Puglia, che coltivano i nostri campi, vengono abbandonati in questa zona gelata eh, dove eh, sono morti la scorsa settimana due immigrati, eh, sono morti di freddo, avevano acceso delle stufe pagate tra l'altro dall'Italia, perché l'Italia gli fornisce, non potendo dare diversamente, sono delle baracche mostruose, cioè proprio io ho visto cose che è inumano poter anche raccontare. E, e hanno però l'energia elettrica, danno i forniti quell'energia che poi li ha uccisi perché lì è saltato un contatto ed è esplosa questa stufa. Quindi non si fa nulla da tanto tempo, lo so, il problema è difficile, però stiamo aspettando i fondi del PNRR, guardi, io quando sento queste risposte mi sento proprio male a pensare come, insomma, in passato magari eh, ci sono state figure anche in Puglia che avevano individuato il problema e avevano portato avanti anche una politica che riguardasse l'agricoltura. Ehm, quindi, eh, diciamo, facendo un po' il bilancio di quello che stiamo dicendo, eh, lei sostiene che l'antisemitismo c'è ancora, c'è ancora anche il razzismo. Quindi pensa come storico, questo glielo chiedo, che eh, questa assenza di reazione, perché anche qui... Abbiamo avuto uno sviluppo del pensiero di sinistra, pensiero comunista, abbiamo avuto vendola, abbiamo avuto, eh, io ricordo per esempio quando ascoltavo Berlinguer, insomma, quanto erano illuminati i suoi discorsi, eccetera. Ma pensa che il razzismo che serpeggia, perché io sono convinta, per esempio, che la mancata azione in determinati campi come in questi ghetti di Borgo Mezzanone sia dettata un po' dalla resistenza a occuparsi di persone che non sono della nostra nazionalità. Eh, pensa che dopo il fallimento del comunismo, quindi non dopo, cioè nel senso che accanto al fallimento del comunismo ci sia stato anche un fallimento del dialogo, della comprensione, dell'umanità, quindi questo antisemitismo, questo razzismo, tutto quello che vediamo. Io, avete notato quante manifestazioni per il giorno della memoria e la Segre che è stata lucidissima quando ha detto che diventano noiose tutte queste manifestazioni. Insomma, persiste ancora questo problema? Allora, io eh, separerei, anche se li tengo strettamente legati, la questione dell'antisemitismo e, del, e del razzismo. Rispetto al razzismo, io credo che eh, un problema grosso per l'Italia è stato aver ritenuto fino a ieri, o al massimo all'altro ieri, che l'Italia non fosse mai stata razzista. Questa convinzione. Ha creato una rimozione totale in tante cose avvenute. Prima di tutto, quello che il fascismo ha fatto in, uh, in Libia, in Etiopia, uh, dove il razzismo è stato uh, quello che ha prodotto dei veri e propri crimini di guerra uh, che eh, solo adesso cominciano a essere non conosciuti perché si conoscevano fin da quando la Società delle Nazioni li raccontò per bene, ma essere diffusi in qualche modo da parte di molti studiosi, eh, racconti che vengono fatti in romanzi, penso al secondo volume eh, di, di Scurati che ha raccontato eh, la storia dell'occupazione della Cirenaica che è quella meno conosciuta e che finalmente così può essere eh, ascoltata da migliaia di persone, cosa che per pochi libri di storia che prima la raccontavano eh, non c'era. Quindi c'è stato questo rifiuto del razzismo. Ma c'è stato anche quando negli anni 60 c'è stata la grande emigrazione meridionale a, al nord, dove il razzismo al nord era non evidente, era conclamato eppure si nascondeva. Certo c'era anche lo sforzo delle istituzioni democratiche di cercare di organizzare, a Milano dove io vivo c'erano delle istituzioni organizzate dal comune, che era sempre stato socialista, di integrazione per gli immigrati che funzionavano benissimo e che vennero, non a caso dico io, smantellate con il primo sindaco leghista di Milano nel momento in cui cominciavano ad arrivare gli immigrati dall'Africa, dal Nord Africa e, eccetera, cioè quelle strutture che funzionavano per insegnare la lingua, <coughs> scusate, insegnare lavori eccetera sono state abolite di punto in bianco. Nello stesso tempo però quella idea che noi non siamo razzisti ha continuato a vivere io vivo in un quartiere a Milano in cui una gran parte è fatta da famiglie di immigrazione pugliese, che sono stati negli anni della prima immigrazione e della protesta leghista contro l'immigrazione tra i più contrari a quell'immigrazione, perché avevano introiettato quel modo di pensare senza neanche ricordare la propria storia. Allora, questa mancanza di consapevolezza di un passato, sia quello più antico, che è giusto che attraverso la scuola e tante altre iniziative venga ridotto, ma anche quello più recente che la trasmissione familiare potrebbe, ha creato questa uh, idea per cui insomma, noi non siamo tanto razzisti a differenza eh, di altri paesi, e quindi ci assolviamo e in realtà questo produce poi sostanzialmente una eh, situazione di eh, non guardare le cose come stanno, di eh, non prendere posizione, di eh, non essere, questo dico in generale, perché poi per fortuna ci sono eh, tantissime realtà eh, organizzate che si danno un grande affare, molto più oggi che non nei, eh, decenni, nei decenni passati. L'antisemitismo è una questione eh, diversa, ma anche questa che eh, ha eh, per certi aspetti, una, eh, almeno per una parte, una matrice, una matrice storica. L'antisemitismo di sinistra, che per molto tempo non esisteva o esisteva in modo minimo e che oggi invece è purtroppo abbastanza evidente, parliamo sempre di piccoli gruppi, eh, di minoranze, è dovuta al problema della Palestina del conflitto palestinese e quindi di individuare lo Stato di Israele e quindi gli ebrei come se fossero la stessa cosa dello Stato di Israele come responsabili e quindi in questo modo eh, una, io mi ricordo nel master europeo eh, sul genocidio e i diritti umani che tenevo a Siena studenti non italiani ma di tutta eh, Europa che dicevano ma eh, la Shoah e eh, l'occupazione della Palestina non sono la stessa cosa, cioè, persone che venivano a studiare a quel livello erano capaci di eh, non comprendere una differenza enorme che non voleva dire assolvere l'occupazione eh, palestinese ma voleva dire capire che cosa era successo di diverso eh, nella storia. E dall'altra il fatto che ha ripreso quella Quell'insulto antisemita che è diventato un fenomeno di massa negli stadi, eh, nelle gang giovanili, eccetera, ma di cui quelli che lo pronunciano non sanno neanche che cosa vuol dire perché, se gli si chiede innanzitutto che cos'è un ebreo, non sanno rispondere, e quindi è, è, è di nuovo un qualcosa di legato a una mancanza di conoscenza e di cultura. Io insieme a tanti altri storici e giuristi siamo stati contro le leggi repressive nei confronti eh, dell'antisemitismo verbale, del negazionismo, eccetera. Perché pensavamo, io lo penso ancora, che se si fa una legge che reprime, tutti si mettono l'animo in pace e dicono, vabbè, c'è la legge, se uno dice una cosa antisemita va in galera, viene... E quindi non si fa nessuna di quelle azioni culturali ed educative che invece sarebbero le uniche, ma da fare veramente a livello di massa, con fondi, con risorse, con impegno, che potrebbero, non dall'oggi al domani, ma nel giro di 5, 10, 15 anni, riuscire ad avere veramente un, un cambiamento e un effetto notevole. Eh, io ci avrei un'ultima domanda prima di lasciare un po' di spazio alle amiche e agli amici mh, delle donne in Corriera. Ehm, cioè, tagliando un po' sia la storia che la storia delle idee con l'accetta e riprendendo il titolo di questo incontro, per fine la storia si intendeva prima di tutto l'idea che la storia ha una direzione, perché per alcuni altri invece nella storia delle idee la storia è ciclica, le cose si ripetono. Ma assunto che invece la storia ha una direzione, a un certo punto, ecco, lo ricordava Fukuyama nel, nel 92 quando pubblica questo libro. Hegel dice che no, la, la, la fine della storia ha, ha addirittura una data precisa: la battaglia di Iena del 1806, che, l, il trionfo della democrazia liberale. E invece diciamo, Marx eh, eh, arriva a dire: no, la storia non finisce lì perché le democrazie liberali al, al loro interno hanno talmente tante contraddizioni, disuguaglianze, che ehm, detto de, di, di quello che che è il giudizio storico sul comunismo, rimane che effettivamente diciamo, la cosiddetta critica da sinistra, cioè che poi le democrazie liberali producono, ahimè, disuguaglianze, rimane invece una critica. Mi chiedo, dal punto di vista della storia, dell'idea della storia, c'è qualche cosa nella storia del comunismo che ci permette oggi di agire ancora, tentare di agire per, per ridurre quello che comunque è un fenomeno che, di cui... I cui effetti osserviamo nelle società a democrazia liberale, cioè queste fortissime disuguaglianze. C'è qualche aspetto nella dottrina che eh, c'è, o, o è un processo che deve essere interno alle democrazie liberali stesse? Allora, riuscire a rispondere brevemente a questa allora Hegel. Grandissimo in questo caso, aveva torto perché si è visto che eh, la storia non ha una direzione. Ma che avesse una direzione, lo credeva anche Marx, che in questo era Hegeliano. Pensava che però ci sarebbe stato un altro: la storia ha la direzione che gli diamo noi, quindi ha delle direzioni impreviste. Questa è eh, la bellezza, anche la ricchezza. Della, de, della storia. Eh, il fatto che quindi non è inevitabile che dopo il capitalismo arrivi il comunismo. Quello che è inevitabile è che comunque la società si trasforma. Allora, eh, io sono ho, ho sempre più, eh, diciamo, quando sento parlare di alternativa al capitalismo in varie forme. Vorrei capire quando viene detto questo a quale capitalismo ci si riferisce. Nell'epoca di Marzi il capitalismo era molto chiaro, era intanto ridotto a quattro paesi sostanzialmente, in modo forte, non di più. Oggi è sparso dovunque. Quando parliamo del capitalismo, parliamo di quello americano, di quello cinese, di quello della Nigeria, di quello del Kosovo di quello italiano sono tutte esperienze così diverse anche se certo hanno dei tratti in comune ma oggi parlare di capitalismo o di neoliberismo anche come viene fatto un po' eh, che è un'ideologia quella sì da contrastare ma non è il modo in cui il capitalismo funziona non ci permette di capire come si può trasformare in ogni realtà quel capitalismo in qualche cosa che vada in una direzione che per la socialdemocrazia era stata da Bernstein in poi quella di migliorare l'uguaglianza e la libertà con risultati anche abbastanza positivi in molte delle esperienze eh, che ci sono state allora questo credo che è quello che si può ancora prendere da quella esperienza l'idea di Ogni volta misurare le proposte che si fanno nei termini degli effetti che avranno sul terreno della libertà e dell'uguaglianza. Intanto avendo uno sguardo ampio, quando io sentivo già negli ultimi anni in cui insegnavo gli studenti, perché lo leggevano, le disuguaglianze aumentano, aumentano sempre. Le disuguaglianze aumentano all'interno dei singoli paesi. Le disuguaglianze sono diminuite, sono crollate tra paesi. La disuguaglianza tra, mettiamo, la Cina e l'Europa, che alla fine del Settecento era inesistente, che all'inizio del Novecento e a metà del Novecento è diventata enorme oggi si è di nuovo ridotta e è diventata la stessa della fine del Settecento. Quindi è questa dimensione anche, è vero, noi oggi vediamo e percepiamo un'Europa penalizzata dalla globalizzazione. Penalizzata però rispetto a cosa? Al privilegio che abbiamo avuto per due secoli di riuscire a crescere, migliorare e arricchirci sulle spalle degli altri. Allora non è che è facile dire dobbiamo sacrificarci perché anche i milioni di contadini indiani oltre che cinesi eh, diventino benestanti, però questo sguardo bisogna cercare di averlo e nello stesso tempo nelle lotte che si fanno avere sempre questa idea che è quella eh, della concretezza delle misure che possono portare a dei miglioramenti. Che era quello che faceva di Vittorio, il quale continuava a pensare perché lui ne era convinto che il comunismo sarebbe arrivato come eh, soluzione generale del problema, ma intanto combatteva giorno per giorno per migliorare una condizione e cercare di rendere stabile quel miglioramento, perché il problema oggi in moltissimi posti, quasi ovunque, e che i miglioramenti che ci sono stati nel passato non si sono più radicati e stabilizzati così a fondo e rischiano di essere messi in crisi. Noi abbiamo approfittato moltissimo del professor Flore e anche della sua voce. <ride> Ma insomma mh, mi piace raccogliere qualche domanda dal pubblico se ce n'è. Sì, sì, Eccolo sì, sì, qua. La... Allora, la posso. Grazie e grazie della, di tutta la presentazione. Io eh, nel momento in cui si è discusso del passaggio. Eh, dalla condizione precedente alla, alla eh, assunzione come eh, tipo di governo nei vari paesi dove questo è accaduto da parte del comunismo e mi riferisco in maniera particolare so, all'Unione Sovietica e così via, la domanda che faccio è questa, entro quale limite la indicazione che veniva e che diceva: Arriverà il sole dell'avvenire, quindi abbiate pazienza. Ora lo dico in maniera molto così. Eh, aveva un grado di consapevolezza nelle persone che questo dicevano, ingannando evidentemente, in maniera grossolana persino la popolazione perché quando lei fa riferimento al, eh, al nostro eh, di Vittorio, di Vittorio è, è evidente che di Vittorio si poneva il problema che il sol dell'avvenire non ci basta ad accettare una condizione come quella che si sta vivendo non solo tra poche persone, ma tra molti. Guardi, io sono pienamente d'accordo che questo sia eh, un aspetto che è stato poco analizzato, ma su cui gli storici è difficile che possano davvero dare una risposta che verrebbe molto di più dalle autobiografie, dai racconti di chi ha, ha partecipato. In generale direi che il sol dell'avvenire, essendo un mito palingenetico è anche se è stato totalmente diverso, ma qualcosa come quelli che dicono vabbè, eh, io in paradiso sarò felice, faccio una vita schifosa qui, soffro, eccetera, però se sono bravo so che poi avrò finalmente la gratificazione. Perché c'è questo elemento di tipo religioso, tra virgolette, eh, nel, eh, nel comunismo. Lo è anche come costruzione di una chiesa, eh, con le sue strutture gerarchiche, con i suoi eretici, eccetera, eccetera. Ma sicuramente c'è in questa fiducia che verrà, e, e, che però, da quello che noi sappiamo, si diceva molto negli anni 50, a Daveni Baffone, quando si stava combattendo e spesso perdendo nelle battaglie degli anni 50, sociali e politiche, che il movimento operaio faceva. Ma già questo negli anni 60, 70, non si sente più tanto dire. Perché di fatto quell'idea probabilmente entra già in crisi nel. Eh, all'interno delle, delle singole persone e quando i grandi dirigenti come Berlinguer hanno il coraggio di dirlo, che dice che lui si sente più sicuro sotto l'ombrello della Nato che non del patto di Varsavia, vuol dire che questo soldo dell'avvenire è veramente rinviato, rinviato di parecchio. Credo che sia qualcosa di legato molto soprattutto agli anni... 30-50 grosso modo forse, quello in cui si è espresso maggiormente questa, che lei ricordava bene, contraddizione. Eh, una domanda al professore sull'esperienza comunista di Cuba, un commento su questo. Allora io non l'ho mai studiata in modo, in modo particolare l'esperienza eh, di Cuba. Eh, ricordo intanto oh, l'entusiasmo oh, che io provai quando ci fu la rivoluzione di Cuba, eh, quando, quando vinse, eccetera, ma anche la delusione di quando oh, Castro eh, decise per una scelta... Di realismo politico, probabilmente sì, per una esagerazione di realismo politico, forse di schierarsi con il campo sovietico perché era quello che gli garantiva di poter essere antistatunitense a pochi chilometri dal confine degli, degli Stati Uniti. Quello è stato il momento in cui è cambiata la natura di Cuba. Eh, che non a caso era stata una rivoluzione fatta contro il partito comunista cubano che non la voleva. E il regime è un regime che eh, diventa anno dopo anno, sempre più rapidamente, un regime di tipo sovietico, sia dal punto di vista economico, perché l'Unione Sovietica gli dite voi fate il piano quinquennale, voi dovete produrre soltanto canna da zucchero, il resto ve lo diamo noi e quindi ha impoverito anche la realtà economica di Cuba alla monocultura, eccetera. Dal punto di vista politico, il partito unico, anche lì, come l'esperienza sovietica, la lotta contro tutti i dissidenti di varia natura, gli intellettuali in primo luogo, gli omosessuali in primo o secondo luogo, eh, eccetera. E quindi anche se la vita a Cuba era certamente diversa e chi andava a Cuba aveva un'impressione diversa di chi andava eh, a Leningrado o, o, o a Mosca, perché c'era un, un ambiente, ancora anche un, un entusiasmo per certi aspetti eh, differente, però credo che il regime è diventato analogo, anche se con caratteristiche caraibiche possiamo dire, a quello degli altri regimi comunisti sostanzialmente. Eh, volevo chiedere una cosa che forse non ho capito bene, cioè la frase che siano diminuite le disuguaglianze all'interno, eh, all di cioè che ci siano le, di le disuguaglianze all'interno dei paesi, ma non ve ne siano tra paesi. Eh, questa cosa mi sfugge perché um, invece a me sembra che ce ne siano molte e che eh, ci siano grandi differenze ehm, se parliamo di livelli di povertà, se parliamo di diritti umani eh, e tra l'altro credo che la pandemia abbia contribuito a rafforzare queste disuguaglianze. Però forse mi sfugge qualcosa di questa frase, non l'ho compresa bene, volevo qualche chiarimento, grazie. No, no, sono stato io che eh, non mi sono eh, spiegato forse bene. Eh, intanto non ho detto che sono sparite, sono diminuite le disuguaglianze tra gli Stati. Ora le disuguaglianze di cui si parla e che sono verificabili quindi dagli studi, dalle tutte le raccolte di dati, eccetera, sono in genere quelle socio-economiche, quindi non quelle di tipo o politico o legate ai, ai diritti umani, perché da quel punto di vista la questione è ovviamente diversa, ma da un punto di vista economico, da vedere la ricchezza complessiva del Paese, la ricchezza media del PIL per abitante, quindi quanto... Non solo il paese, ma i singoli individui di un paese sono mediamente eh, ricchi. Eh, ecco, tutto questo è diminuito enormemente, il che non vuol dire che non esistano ancora enormi differenze. Ma per esempio anche con l'Africa, se noi andiamo a vedere negli ultimi eh, dieci anni le differenze sono costantemente diminuite. Certo sono differenze ancora enormi. Ma rispetto a quelle che c'erano nel 1960, quando l'Africa diventa indipendente e quando diciamo la differenza con l'Europa era da 1 a 100, oggi la differenza probabilmente è tra 40, 60 e 100, quindi è una differenza che è diminuita. Quello che riguarda i diritti umani e le libertà è un'altra eh, un cosa, e su quello. Eh, tutti quanti gli studi che sono stati fatti soprattutto da due o tre organizzazioni che misurano a livello internazionale il grado di libertà, eccetera, lì si è visto che eh, il periodo peggiore, più, eh, dove i governi autoritari e dittatoriali erano la maggioranza, erano negli anni 70. Il periodo in cui è sembrato che ci fosse il maggior successo della democrazia è stato attorno alla svolta del secolo, tra la fine del Novecento e l'inizio di questo. Ma da 10-15 anni le democrazie conoscono crisi, restringimenti soprattutto nei temi cui faceva riferimento lei, dei, dei diritti di, di libertà di espressione eh, e così via. E quindi questo significa che eh, da quel punto di vista le disuguaglianze stanno di nuovo aumentando rispetto a vent'anni fa, per esempio. Volevo farle una domanda, più che un intervento, anche perché eh, non ho condiviso molte cose di quelle che lei, diciamo, ci ha raccontato stamattina. A partire dalla questione del comunismo in Italia... Eh, lei ha omesso, se non che dopo per rispetto a una domanda che le è stata fatta, la cosiddetta via italiana al socialismo ehm, che Berlinguer aveva costruito e aveva definito come linea politica, che era ovviamente tutt'altro che il cosiddetto comunismo storico. Su questo lei, come dire, ha fatto semplicemente un passaggio. Ma al di là di questo, le volevo chiedere, ma crediamo veramente, al di là delle strutture del comunismo che comunque vanno inquadrate storicamente, eccetera, eccetera, lei crede veramente che il capitalismo sia la panacea di tutti i mali o anche il cosiddetto liberalismo quando noi assistiamo oggi alla eh, rinascita delle guerre, una ce l'abbiamo vicino a casa ed è una guerra che al di là dell'occupazione della Russia che io condanno ovviamente perché non ci siano equivoci di nessun genere, ma eh, pensiamo veramente che lì non ci siano le nuove forme del capitalismo per cui in questa guerra per dirlo chiaramente, l'America è quella che economicamente sta guadagnando attraverso la produzione di armi, attraverso la vendita del petrolio e del gas eh, all'Europa a prezzi raddoppiati rispetto a quelli che c'erano prima. Allora la mia bella domanda è, ma... Il capitalismo è davvero la fine delle disuguaglianze o non è un'ulteriore forma di sfruttamento? Allora, rispetto alla sua prima riflessione sulla via italiana al socialismo, che non fu Berlinguer a inventare ma fu Togliatti, eh, all'ottavo congresso del Partito Comunista, e che significava arrivare per via parlamentare a una maggioranza che avrebbe avuto poi la capacità di fare quello che si stava facendo in Russia, queste sono le intenzioni di Togliatti. Questa idea di via italiana-socialismo, Berlinguer ovviamente che la eredita la cambia e pensa quindi alla possibilità di un socialismo che è però nebuloso su quello che potrà essere e che è la stessa nebulosità che aveva Garbaciov, che quindi è estremamente apprezzabile ma che veniva difficilmente identificata in qualcosa e non è un caso forse che quell'idea che Berlinguer aveva insieme ai comunisti francesi e spagnoli dura due anni e poi si eh, smonta di fatto eh, da, eh, da sola perché non ha più una capacità eh, attrattiva e di spiegazione di che cosa, eh, che cosa può essere. Io non credo di aver detto che il capitalismo è la panacea di tutti i mani. Ho detto che forse parlare di capitalismo è una cosa che non ha un gran senso se non per dire che bisogna abbatterlo e che dobbiamo costruire qualcosa di diverso. Perché ci sono tanti capitalismi diversi che coesistono dietro quell'unica forma che da cosa la eh, riconosciamo? Dal mercato, dalla proprietà privata sostanzialmente, da un punto di vista economico. E le forme del mercato e della proprietà privata sono diversissime in tutto il mondo. Quindi è anche possibile, evidentemente, trasformare quel capitalismo in un modo che possa rispondere sempre più ai bisogni e alle esigenze di quelle masse di persone che, a mio avviso, certo storicamente si sono illuse che una fuoriuscita dal capitalismo avrebbe potuto eh, risolvere. Un'ultima battuta me la consenta sulla eh, guerra. Lei eh, ha detto una frase, perché la guerra, al di là dell'invasione che io condanno, Ecco, Quell'aldilà sinceramente a me eh, mi preoccupa, perché al di là vuol dire che noi non ci rendiamo conto che è l'invasione il fatto, non l'aldilà. Poi che gli Stati Uniti guadagnino su questa guerra, gli Stati Uniti nella guerra contro il nazismo che hanno contribuito insieme ai sovietici e agli inglesi a vincere, ha guadagnato a tal punto che è diventata la, la forza economica maggiore del mondo, che non era prima. Quindi questo vuol dire e ci può far dire che tutto sommato Roosevelt era contento di partecipare alla guerra contro Hitler. Io credo che dobbiamo essere abbastanza semplici nell'analizzare quello che succede. C'è stata una rottura dell'equilibrio internazionale come non c'era dalla fine della seconda guerra mondiale, con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che si può spiegare in tanti modi, ma credo che non abbia nessun, nessuna ragione vera in una qualche aggressività di alcun tipo dell'Occidente nei confronti della Russia che ci sia stata negli ultimi eh, anni, se non un confronto eh, politico, economico, eccetera, come eh, c'è stato eh, tra tantissimi eh, paesi e eh, aree geografiche. E che quindi il problema sia capire come cercare di terminare questa guerra facendo in modo che chi è stato l'aggressore, l'iniziatore di questa guerra, torni indietro, la finisca e possa permettere di ricreare un equilibrio internazionale che non potrà che essere di tipo nuovo, perché dovrà anche tenere presente i pericoli di questa scelta che la Russia ha fatto e che ha rischiato e rischia, se non si supererà in positivo, di far arretrare quella che è stata la storia degli ultimi 70 anni. Professore, lei prima ha parlato di eh, tanti capitalismi e io aggiungerei eh, anche il capitalismo della digitalizzazione che passa come rivoluzione digitale, ma che in fondo significa un accentramento di, di potere e la rivoluzione nel campo delle fonti di eh, chiedo scusa, il capitalismo nel campo delle fonti di energia. Quindi più capitalismi. E allora ci sono più comunismi che possano rispondere in maniera più puntuale a queste forme di accentramento? E poi è solo il comunismo o sono solo i comunismi che possono essere l'alternativa al capitalismo o ai capitalismi? Io non sono un economista, quindi mi potrei sbagliare e potrebbe avere ragione lei, ma io credo che la rivoluzione digitale rappresenta, e quella energetica anche, rappresenta una fase del capitalismo analogo a quello che c'è stata all'inizio del Novecento con il motore a scoppio e il petrolio o 50 anni prima con eh, le prime fabbriche, le prime filature, eccetera, cioè è un aspetto della eh, continua e rapida trasformazione tecnologica che il capitalismo sollecita, pretende, crea e spesso non è in grado di controllare anche questo pure eh, ovviamente eh, va detto. Eh, dopodiché eh, che ci siano stati tanti comunismi è stato detto un grande francese, Gilles Martinet ha scritto negli anni 70 se non sbaglio un libro, i cinque comunismi e cercava di vedere le differenze tra eh, Unione Sovietica Cina eh, Polonia eh, Jugoslavia eh, eccetera però nella sostanza credo che gli aspetti che io ritengo quelli che hanno reso e che rendono improponibile la, il comunismo come futuro da auspicarci, cioè il partito unico e la polizia politica come elementi del potere eh, fondamentali, eh, erano presenti in tutte queste, eh, queste realtà. Io credo che è, sono le forze della democrazia dentro il capitalismo che possono e debbono trovare le modalità quali non glielo so dire perché se no mi metterei a fare il capopopolo anche se ormai sono vecchio, ma eh, sinceramente non lo so, ma io mi auguro che soprattutto i giovani riescano a inventarsi queste modalità per riuscire a farlo senza dover per forza far riferimento a una ideologia eh, palingenetica e scatologica che ci inventiamo in modo mitico come qualcosa che cambierà la realtà. La realtà si può cambiare solo in modo concreto, continuo, eh, senza smettere mai di pensarci. Dal punto di vista della rivoluzione digitale, beh, credo che questo sia un elemento, un terreno, su cui le possibilità o di lasciare andare il capitalismo in una digitalizzazione che è quella che ci fa orrore e che eh, sembrerebbe portare a un enorme grande fratello digitale, eccetera. Oppure invece quella di utilizzare questa grande realtà di trasformazione tecnologica per usi controllati, migliori, eh, positivi, che credo ci possa essere, questo dipende dalle forme di organizzazione che noi riusciremo a dare e a proporre in ogni realtà e in ogni posto. Certo, è difficile, è molto più difficile dove ci sono regimi dittatoriali, autocratici, che non permettono eh, a nessuno di farlo e noi dovremmo provare a cercare di, eh, di sperimentarli. Questa è la sfida che noi e soprattutto, credo, i nostri figli e, e nipoti dovranno avere. Come riuscire... A organizzare una partecipazione politica diversa senza inventarsi un altro mito che poi li deluderà dopo 20-30 anni e dopo cent'anni, bisognerà dire dobbiamo ricominciare da capo. Allora, me... Mentre prendo l'ultima domanda eh, programmata, eh, mi piace confermare che se Marx ci aveva torto a considerare il marxismo. Il comunismo è una scienza esatta, la fisica lo è: lassù c'è 10 gradi di più di quanti ce ne sono qua sotto. Per cui la prossima volta ci mettiamo democraticamente insieme al popolo a fare la, la, la conferenza, così non ci geliamo sulla, sulla platea. Allora, l'ultima domanda: mi chiedo e le chiedo forse anche un po' banalmente se eh, il fallimento dell'esperienza comunista non fosse già nelle sue radici, proprio nel suo DNA. Nel senso che poi alla fine il sistema comunista, quello attuato nell'Unione Sovietica, si è ridotto sostanzialmente all'appiattimento um, all delle condizioni sociali della gente. Quando invece nella percezione del comunismo in, um, in Occidente, con ogni probabilità si è creato un enorme equivoco, cioè si è scambiata l'esperienza ehm, comunista che si stava svolgendo in, ehm, in Unione Sovietica con l'aspirazione peraltro legittima ad una parità di opportunità, una parità di diritti, ma in realtà poi l'essenza, lo spirito e la natura del comunismo non era... La parità di opportunità e di diritti, ma la parità di condizioni sociali, cosa che evidentemente non è propria della natura umana, laddove la caratteristica proprio dell'uomo è la diversità sia fra gli elementi, fra, sia fra i soggetti, fra gli individui sia fra i gruppi. Allora, <coughs> scusate. <coughs> Osservando. La storia mi verrebbe da dire che lei ha ragione. Però se le dessi ragione, darei ragione anche a Fukuyama. <ride> e cioè pensare che è il tipo di modello pensato che è la causa del fallimento. Allora io credo che per esempio Lenin a cui oggi non faccio alcuno sconto che da ragazzo invece gli facevo. Però dobbiamo riconoscere che quando finisce la guerra civile nel 1921 e lui adotta la nuova politica economica, quella che cioè reintroduce elementi di capitalismo nell'economia sovietica per i contadini, e infatti viene accusato dai suoi compagni di dire come torni indietro, vuoi restaurare il capitalismo, eccetera, però lui ha un carisma tale che riesce a imporre e poi però non riesce a portare avanti molto tanto perché eh, l'anno dopo oh, ha il primo colpo apoplettico e comincia la sua malattia eccetera e poi probabilmente perché la struttura del potere del partito era tale che non gliel'avrebbe permesso neanche a lui se avesse voluto reintrodurre sempre più un po' quel capitalismo quella reintroduzione piccola del capitalismo eh, nell'URSS di quel momento fa sì che è soltanto nel 1927, non a caso alla fine della NEP, che l'economia sovietica ritorna a quella che era prima della guerra nel 1913. E quindi non è un caso che Bucarin, che è considerato un'altra delle possibili vie alternative di comunismo, diceva continuiamo su, eh, su questa strada. E invece Stalin, come sappiamo, allora, eh, forse una storia diversa del comunismo avrebbe potuto offrire, non dico il, il successo del comunismo, ma forse la scelta di eh, vie anfibie diverse, eh, come in qualche modo la Cina sta cercando di fare. L'introduzione del capitalismo in Cina ha avuto questo carattere. Il problema per noi che, abbiamo, che amiamo la libertà è che lì gli unici due pilastri del comunismo rimasti fissi sono quelli che io indico come i peggiori, e cioè il partito unico, la polizia politica e la mancanza di libertà. E quindi questo diventa il problema principale. Il capitalismo sì, ma il capitalismo sono scelte economiche che in qualche modo nel mondo di oggi sono o obbligate, come abbiamo visto nelle crisi di questi ultimi anni, o hanno delle alternative diverse che dipendono dalla forza politica dei singoli stati, dei singoli raggruppamenti di stati, eccetera. Quello che invece però è possibile è che la lotta per la democrazia rimanga invece l'elemento cruciale di quello che... Quello che si chiamava un tempo le forze popolari, il movimento paraio e popolare, eccetera, dovrebbe tenere presente. Perché quello è il terreno su cui si può, possiamo e dobbiamo intervenire con maggiore forza proprio per eh, evitare di venire spossessati completamente poi dalla possibilità di, eh, di intervenire. Ecco, questo mi sentirei di rispondere di più, non mi azzardo. Allora, grazie. Benché quello che ascoltiamo non invita facilmente a lasciare il teatro, nel senso che converrebbe rimanere qua finché non arriva l'estate, o quanto meno all'ora legale, <ride> vi ringraziamo moltissimo. Vi do appuntamento per continuare questo discorso al prossimo 12 febbraio, eh, con Gaetano Quagliarello parlando della crisi della rappresentanza, un tema trasversale a tutti gli ordini e a tutti i sistemi. Eh, politici ma per chi ha piacere anche sabato prossimo di essere con noi eh, domenica no, scusate domenica che okay, io arrivo di sabato quindi, domenica eh, con l'amica carissima antonella prenner in, inauguriamo questa serie invece di riflessione sulle immagini della natura insieme alla professoressa Ersilia baudo quindi eh, per il 5 febbraio domenica vi do appuntamento, ringrazio molto Enrica Simonetti, il partner in crime, grazie Enrica, grazie alla gazzetta del Mezzogiorno, bellissima e un altro grande applauso al professor Marcello Flores. Grazie.